Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati. Se siete nuovi e vi piace questo genere di video, potete iscrivervi al canale, lasciare like e proviamo a ricevere la partner o l'affiliato, come la chiamate voi qua su Twitch. Molti mi dicono che Instant Gaming è falso, i codici non arrivano e così via. Verifichiamo. Apriamo il sito. Mi dicono che le cose costano anche tanto. Vediamo. Andiamo. Iniziamo con la PlayStation. Sto per farvi vedere. FIFA 23, voi dite, i prezzi sono stravaganti. Se i prezzi sono stravaganti e voi produttori pensate che 10 euro pagate 8,69. Se io faccio aggiungi al carrello, faccio acquista ora. Se va acquista ora, ok, vai al pagamento. Come vedete, c'è da 9,99 uno sconto. In questo caso, come vedete, paghi. No, 8,69 euro se pago con Mastercard o 8,87 euro se pago con PayPal. Come vedete, il prezzo è buono perché poi se pago con SafeCard risparmio qualcosina e pensate che SafeCard si prende maggiore importo. Torniamo al carrello. E vi faccio vedere altri giochi che possono essere utili. Allora, scopri i giochi. Molti acquistano GTA. Ora, apro anche Epic Games per fare un confronto dei due, perché ora di regola GTA su Epic Games è in sconto. Guardate, Oswald Legacy, 43,99. Andiamo ora da PC. Mettiamo Microsoft Stream. Mettiamo Stream. Diego mi dà carte Stream. Eccolo. Esce comunque su Ledge. Facciamo questo. Vi ricordate? 38 euro. Apriamo. Una seconda schermata. E vedevo questa di Pinips. Mi scuso già in anticipo per la collezione che fa piuttosto cagare. Invia. Ah, mi ricordo che questi video che sto pubblicando sono senza tagli. Proprio perché ero un editor. Allora, Returnal, perché se non lo copio lo devo scrivere a mano. Returnal. Speriamo di non andare in live. Invia. Amazon, per esempio. 1 euro. Questo è il prezzo di Instant Gaming. Vabbè, questa è la PlayStation, però ora andiamo a cercare tipo PC proprio. PC. Come Così andiamo in shopping. No, vi fai vedere. Start gaming. Andiamo indietro perché non volevo cliccare qua. Instant Gaming 38 e 39. Quest'altro sito è sempre per PC 53,99. Ah, e come vedete qua è consegna gratuita. Qua 40 euro e 49 più consegna 2,35 euro.
Qui è Sony, quindi per la Sony sta a 39,99 euro, quindi poco più di questo, ma c'è la consegna a 5 euro ed è per PS5. Cioè, per farvi capire, questi sono i prezzi. Fate il confronto tra questi due, tra Instant Gaming e Fanatical, conviene più Instant Gaming perché è un prezzo che non si può saltare. Ora, togliamo dei prossimi, usciamo da qui. Ora, se mi si è aperto Epic Games in sottofondo, in sovrappressione, no, vabbè, aspettiamo qua che si apra. Nel frattempo, speriamo che non veniamo segnalati per copyright, mettiamo qualche canzone. Avete Sword Legend sta anche qui. Ok. Vedete grande. Andiamo. Eccolo qui. Hai aggiunto un articolo alla tua lista di preferiti, ricevi una notifica ogni volta che lo stato di uno degli articoli della lista di desideri. Ok. Vediamo, 15 euro, però in realtà sta 30 euro, ok? Vedete qui. Andiamo a vedere quanto sta su Instant Gaming. Google. La 5. Allora, uguale a quello, completo. Sta da 19,89 euro. Ok? Con 14,99 euro io mi compro la versione circa la premium edition. E come vedete, da 41 euro pago 14,60 euro. Però la premium edition. Mentre qui è la versione normale. Vedete, gioco di base. I saldi finiscono il 23 febbraio alle 17. Ma per farvi capire, io devo pagare 15 euro per il gioco normale o mi conviene pagare 14,68 euro? Ora vi dico quanto è l'IVA. Posso andare di te il carrello da qua? Ok, pagare con. Cioè, avere uno sconto di 26,54 euro, che non è mica poco, e pagare solo 31 centesimi in più, quindi arriva a 18,22 euro, mentre qui è. Un attimo, è giusto. Qui è 4,39 euro, io qua aggiungo 4 euro, cioè da 14,68 euro, cioè. Il 31% più 3,28, ma comunque sempre conviene che io aggiungo 4 euro circa. Ma in questo caso è PayPal. Io se faccio con Mastercard pago 17,91 euro, quindi voi pensate che comunque conviene. Se io faccio qui acquista ora. Se va a Aragno, allora, ricaretti corso, non sono andato in live, però ho cambiato schermata, non lo sapevo, non so il perché, mi cambia schermata. Dopo qua non lo so, devo vedere in qualche modo.
poter. Perché non so perché me la toglie. Lo swipe up tra le scene. Proviamo a fare una cosa del genere. Vediamo se la togliamo ancora. Ok, allora mettiamo il pin. Proprio questo. Perché non me lo legge? Si è bloccato il cursore, vedete? Con la page. Oh, ok, tutto in ritardo mi ha fatto. Vedete, sta uscendo. Che minchia è? Un Mirko ad oggi, grazie per il follower su Twitch. Vedete? Tu qua. Fai clic e condividi i tuoi 10, è vero. Così, guardate con PayPal quanto mi viene a pagare. Voi pagate sempre 14,99 euro, che voi dite. E quindi, però... Vedete, cioè, con quei PC card che se voi lo fate, pagate una... Qualcosa in più. Dici, conviene più da Epic. Ma ora da Epic sta in sconto. Voi pensate che è 29 euro e c'è lo sconto di 15 euro. Se questo non c'era, mi conveniva più da quello. Però nel subtotale voi pensate che questo gioco esattamente non lo pagate quanto io vi ho detto, ma lo pagate proprio miseramente. Ora vi faccio vedere come. Allora, se io vado qui e invece di prendere la Premium Edition, prendo. Facciamo caricare le schermate. Invece vedete, qua sta un bundle dentro, quindi invece di comprare i bundle, tu ce li hai. Allora. Ok, ora Diego dovrebbe andare. Guardate, pago 8,89 euro, oppure anche il premium, pensate online edizione, paghi comunque 8,89 euro, che è praticamente quello che sta su Epic. Ok, giusto per capire, se io faccio qui... Ma... Comunque è tutto rotto, vabbè. Vai dietro. Da 14 e 68 che non dovrebbero più essere, perché non vanno, lo so. Qui io vi faccio vedere anche come arriva il pagamento. Il codice, perché alcuni mi dicono: vedi che il codice non mi animate. E ora faccio una bella differenza, raga. Questo è. Quindi sposta il terreno. Ok, qui. Ora ho capito che cos'era. Scusate per la mia connessione che fa piuttosto cagare, se ve lo dico. Pagate con PayPal 11,04. Con carta di credito di debito 10,85. Queste sono le tariffe che voi vedete agli altri, che però sono le meno utilizzate. Apple Pay, Google Pay invece non ha tariffe, quindi calcolate 10,85. Mi prendo il premium, oppure facciamo 11,04 con 14 euro su Epic, quale mi conviene di sapere. Giusto per farvi capire. Quindi nessuno mi può dire che Instant Gaming è falso, è tarocco e così via. Poi a volte vengono rilasciati i promo code, quindi voi li potete trovare questi promo code praticamente facendo così su
promo code instant gaming. Questo sito con sconto non è vero. Vedete questo? Potete provare. Ok, però vedete, questo dice scopri il codice e dopo non è mai vero. Però ogni tanto vengono rilasciati dagli youtuber e così via. Vedete, se io vado qui, clicca nel copyright. Ok, oppure vedete, perché acquistando videogiochi in grandi quantità e digitalizzando i dipendenti di Start Gaming, posso risparmiare sui costi dell'inventario fisico, della logistica e dello scorteggio. Di conseguenza, offrire un gioco a un prezzo fortemente scontato. Io, in quel caso, dico la mi dia la gente. Ma non sai neanche tu, vedi che costa di più. Era la versione premium, con un bundle aggiuntivo. Questa è la versione premium senza bundle e la pago meno di quella normale. Però Instant Gaming ci dà sia la versione premium che la versione normale allo stesso prezzo. Ora vediamo cosa ci possono vendere. Ci possono vendere i card Xbox, card PlayStation, come abbiamo visto prima, card Instant Gaming e così via. Ora, se voi vedete qui, prima di cliccare io, risulta IGR per ora 9902 e voi dite, ma che significa questo? Che stiamo supportando questo streamer. Ok? Ecco come lo supportiamo. Andiamo qui. Credito IG, in questo caso io ho 0 euro perché ascoltato ho comprato un gioco. Allora, qui vedete i miei ordini. Ok. Invece, se andiamo. Questo video penso che sarà pubblicato non oggi. La libreria. Qui abbiamo i traguardi. Ecco i giochi posseduti. Ecco quanto costa. Fammi capire. Amici. Con questo link invitate gli amici e fate da qua dei traguardi. Ok? Qua vedete le recensioni. Quindi, crediti IG, possiamo vedere che si guadagna tramite questo link. Guadagni il 3% ad ogni vendita e l'1% da ogni vendita fatta da amici che sponsorizzi. Ok, quindi il 3% da ogni vendita. Ok, mentre l'1% da ogni vendita fatta dagli amici che sponsorizzi. Poi vedete qua vi danno 10 centesimi gratis, che sono 30. Sono 10 per seguire su Twitter, 10 per attivare un'estensione, 10 per scaricare l'app. E da qua si scatta il codice regalo. Così guadagnare anche se vi sei aiutato e non usare il tuo link di affiliazione fino a 30 giorni. Qui possiamo vedere le prossime uscite. Un attimo che devo vedere se sono andato in live o no. E sono a 19 minuti di registrazione. Infatti qua vi dice che è in uscita. Allora potete preordinare questi che non sono ancora usciti. Però usciamo da qui perché
Non era questo che mi interessava più che altro. Tra 3 giorni esce questo gioco, cioè tra 3 giorni escono questi giochi. Vedete, ho il cursore del mouse, vedete, fra 6 giorni e così via. Allora, ora scorriamo fino alla fine. Potete vedere che hanno 5 stelle di Trustpilot là. Quindi è vero. Condizioni di vendita potete contattare. Da qui, senza nessun problema, ora, un attimo su Twitch. Fate, vedete qui, in questo caso io ho chiesto, buongiorno, vorrei sapere se potete fare una collaborazione tramite Waveful, e inviate il mio Waveful. Cioè, al momento lo facciamo, lo partnership attraverso Waveful, e ok. Qui, vorrei sapere quando tornano le card V-Buck. Più una che non mi ha risposto per quello di scritto. Ciao, ci scusiamo per il conveniente, ma non abbiamo informazioni su quando avremo nuove scorte. Normalmente le faremo presto, ma non vogliamo darti informazioni errate. Ti consigliamo di mantenere l'avviso per sempre quando è disponibile. Non slattare, contattarci se avete altre domande. Cordiali saluti. Poi, sponsor HTTPS mio Twitch. L'ho inviato prima che Bellola, dove io sono mod, gli chiedesse: Ciao, abbiamo controllato il tuo canale e possono collaborare con l'affiliazione. Puoi incontrare il tuo link di affiliazione e vedere i crediti guadagnati in questa pagina. Puoi anche utilizzare il nostro logo che troverai in questo link. Grazie. Andiamo a vedere il link. Cioè, praticamente sta scritto tipo sponsor, Twitch oppure, capito? Faccio vedere però. Vedete, Instant Gaming, questo sono i due loghi, uno bianco e uno nero. Oppure c'è quest'altro. Ho sbagliato, aperto il sito di Velola, lo lasciamo stare. Particolari, che cazzo è successo? L'ho rotto. Se lo volevo mettere al lato, però non andava. Aspettiamo che va. Ok, potete. Vabbè, questo era quello che vi avevo fatto vedere prima. Era praticamente. Se voi volete, potete anche applicare. Code Belola 9902 nello shop di Fortnite. Ok? Allora, potete anche cercare qui Instant Gaming Partner e vi dà anche lì quella cosa. Tante gaming partner. Io ho paura di andare in live, qual è il problema? In 70 Vogliamo le immagini? Dopo mi faccio vedere i giveaway su Instant Gaming. Vedete, potete mettere tipo questo, oppure c'era uno che diceva proprio partner di Instant Gaming. Se
Non si sballa tutto. Tipo, vedete questo. La specie. Instant Gaming Sponsor. Eccole là, questo. Vedete? Questo, vabbè. Possiamo mettere questo. Qui puoi vedere. Ora, come promesso dall'audio che vi è inviato in chat, vi faccio vedere i giveaway. Funzionano. Un attimo che sto facendo un attimo pagina. Non va. Come mai? Non mi chiedete perché non va la pagina. L'accusa che dovrebbe andare, però. Poi voglio fare anche un. Passiamo un attimo alla vista moderatore perché voglio vedere una cosina. Ok, sì, vedete? Funziona. Praticamente inviando questo. Un attimo che vi tolgo i social, non mi ero accorto prima. Io ho ancora il giveaway attivo. Quindi, chi di voi vuole partecipare al giveaway di Stream Elements? Perché ora parleremo del giveaway di Twitch, di Instant. Chi vuole partecipare al giveaway di Instant Gaming, mi andrà nella mia chat, nel mio canale. E così. Sono pazzi! Sono tutti pazzi! Cioè, io veramente. Che marino. Ora qualcuno dice. Vediamo. Non vediamo se risulta in. No, era in bit. Marino, eccolo qui. Emotional damage. Tua madre, chi è? Tom Sawyer 10, grazie del follow. Vabbè, ora pensiamo a chi è qui. Givea Y. Vedete? Iscriviti a partecipare al giveaway in serie di Instant Gaming in regalo un gioco a tua scelta. Apri il link tra 3, 2, 1. Un attimo. Allora, come vedete qui risulta che tra 10 giorni, 15 ore, eccetera, finisce. E a me dice grazie per aver partecipato. Ora, mi disconnetto dall'account mio, perché questo è il mio account. Faccio esci. Esci. E andiamo su. Possiamo fare che cosa? Ah, è giusto, mi ero dimenticato che dovevamo fare. Clicchiamo il link. Se il mouse funziona. Allora, vedete, risulta partecipa.
Voi parteciperete, ora io vi accedo con il mio account, vedete, risulta, grazie per aver partecipato. Dopodiché, come vedete, io ho sbloccato 7 obiettivi, che sono questi, più 1-1-1, quindi so, ho un totale di 10 chance di vincita. Se io vado qui e posso vedere, lascia un commento dopo aver comprato un gioco. Emotional damage. Io questo lo posso fare perché praticamente, come dire, ho già comprato un gioco. Cosa che io faccio in modo sbagliato. Vabbè. Vedete, anche questi case di vincita, posso essere. Compro un gioco da IG. Oppure, ok, non lo so perché non me l'ha contato. Ah no, perché questi sono quelli che io ho. Forse. Perché? Novellino? Oh no, non ce li ho. Boh, non lo so. Vabbè, comunque vedete che pensando voi pure uno ne potete avere, comunque avete la possibilità di vincere. Però è possibile che ne avete uno perché ne avete al massimo 3, 4 di regola. Se voi seguite per ora non su Instagram, su Twitch, su TikTok. Che altro? Se noi andiamo qui, troviamo, vedete, tutti così. Possiamo anche comprare gli online card PlayStation. Quindi un abbonamento Nintendo per 12 mesi, per 3 mesi e così via. No, bugia, così via no perché non sono tutti. Questo è 12 mesi family, quindi è per più account. Ok, e così. Voi lo riscattate, vi arriva il codice ed ecco fatto. Ora vi faccio vedere a me. Questo è arrivato appena ho fatto l'acquisto. Speciali. Ora. Allora, grazie per il follow di prima di Flori. Allora. Ok. Questo è il coso. Così. Mi è arrivato. Grazie per il vostro ordine e così via. Ora. Vedete? Io ho cliccato vai sull'ordine. Ed ecco fatto. Se faccio guarda l'ordine. Un attimo che devo togliere la faccia. Mi esce questo. Qui c'è il codice. Con la scritta di scritta codice sotto. Devi forse permettere lo store della Nintendo a riscattarlo. In questo caso io ho problemi con questa piattaforma perché, come vedete, mi dice bomba. Per quello preferisco farlo da Google, cioè da Nintendo proprio. E nulla. Dopodiché, dopo ieri, mi sa, l'ordine l'ho fatto il 15, mi è arrivato un'email. Un attimo che provo a fare una cosa.
Emotion, oh damn it! Kitsy Boy 555, grazie per il follower. Qualcosa che mi inquadra. Un attimo. Ok, pensavo che non stava l'audio. Direi che allora dovrebbe andare. Dite la cosa importante. Clicca qui. Qui come vedete ho la mia lista. Vedete, sono io che ho fatto due recensioni con la scritta. Guardate. Facciamo di nuovo la scena. E quindi ditevi se questo non è fake. Cioè, ditevi se questo è fake. Cioè, se non è via. Card. Facciamo. Mille. Facciamo Fortnite. Fortnite. Perché io ve l'ho fatto vedere. Quindi. Fortnite. Vedete, potete fare il pack da 99 e così via. Fino a card V-Back. E come vedete, prodotto esaurito. Vedete, sono non in stock. Anche la mia V-Back in questo caso. Vedete, notifica email. Quando notifica mi via email è verde. Quindi vuol dire che io l'ho già abilitata la funzione di farlo. Qua invece quando è arancione basta che la clicchi e diventa verde, quindi vuol dire che si salva nella tua memoria. Ok Diego, ok, così potete fare con tutti gli oggetti, tutti, non solo con le card di bacco, con tutto. E i prezzi sono piuttosto buoni, cioè, questo ci da dire. Eccolo qui, notifica di email. Eccolo qui. Ok, penso che ho finito di dire. Sì, fate mareo, no? E da qua potete fare tutto. Come vedete qui, ottimo, arriva subito, avevo un dubbio e l'assistenza mi ha risposto dopo 5 minuti, fantastico. Ho ricevuto un codice già utilizzato, ma ho buttato via 30 euro. Però, come vedete, vado 5 stelle. Ottimo. Cioè, praticamente, lui dice di averlo già ricevuto, però... Membro di avventura per sempre, 10 su 27. Però ora io voglio vedere. Vedete, non ha buttato i soldi, perché lui se li aveva buttati lo faceva tutti questi acquisti. Acquistato. Il membro da 12 mesi, una gift card da 10 euro, da 15 euro, 10 euro Xbox,
Guitar Fall 2, Ride 4, PlayStation Plus ora vedo, Outlast, Minecraft, la Premium Edition di GTA, Tom Clancy Ghost, cioè queste sono praticamente gli stessi nomi però cambia la versione, la Forza 5 di Navivac, F1 2020, F1 2019, Cyber 2077, Aspetto Corsa Competizione, Assault Conquer, questa qua. Ok? Vedete, tu dalla wishlist puoi fare offrilo tu e io lo compro e lo do a lui il gioco. Ok? Per quello io ho messo in questa wishlist. Da qua possiamo avere una richiesta di amicizia. E così via. Io ora le la invio per farvi capire. Ora lui non so se me l'accetta, però poi vedete, io posso vedere i profili degli altri. Quindi voi mi dite come è falso e poi vi dai 5 stelle. Ecco, vedete quest'altro, ottimo. Emotional damage. Challenge. Ciao Bellola, ciao. Allora, grazie Maverick Umt per il follower. Lui, un altro. Membro dal 2021. Scorriamo. Due giochi posseduti. Lego, Marvel Super e 5000 Quindi. Emotional damage. Grazie SlickBills01 per il follower. Vedete? Lui ora. Non ha giurato, vuole il coso 3, quindi vuole FIFA 3, cioè, fai capire. Da 10 euro sta 3,40 euro. Però, cioè, forse non ha giurato. Io invece da wishlist ho sbagliato. Andiamo qui. Wishlist. Ho qualche gioco. C'è questo da dire. Andiamo a vedere. Ho 1. Pocket pacchetto leggende delle anime. Devo togliere questo perché se oggi tu mi regala questo non ci posso fare niente. Togliere questo. Chi ha qualcosa? Ok, togliere questo, togliere questo. Ok. E poi vedete, qua dice prodotti soliti del mio questo. Ok. Niente, ciò non toglie che voi potete fare le cose piccole come potete mettere le cose grandi nella lista dei preferiti, quindi la wish list. Qui è la lista dei desideri ed è un'altra cosa. Cioè, scusate, non è un'altra cosa, però viene tra l'altro uno. Vedete? Non ne so più a dare, però attenzione. La wishlist e lista dei preferiti c'è una piccola variazione che ora non ve la dico perché è inutile perché proprio così si mette nella lista no. E la cosa figa è anche che praticamente io posso donare a qualcun altro che non si può permettere e non come che ne so le altre cose come Epic visto che non si può fare. Vabbè, non sono sicuro che lo si può fare. Ora, faccio una piccola interruzione, tanto 4 minuti di live, di registrazione, ragazzi. Finisco qua il video, vi lascio in descrizione il sito di Melola, il giveaway per partecipare da Melola, il link per seguire Melola su Twitch, il suo link proprio Instant Gaming per supportarlo.
vi lascio delle locandine ora di sovrappressione. Ok, quindi dopo, no, bugia. Proverò a mettere nella miniatura una locandina di Velola che parlerà di alcuni vantaggi che ci sono. Ora, io vado un attimo a cercare la telefono perché devo fare una, cioè devo fare il convertimento alla cusa. Praticamente vi sito in tizio. Io sostenere cioè del canale Silver, amicizia Fortnite, minimo 10 euro. Gold, vantaggio Silver più VIP, minimo 25 euro. Minimo 50 euro Platinum, vantaggio Gold più Sub, acquista giochi scontati fino al 90% e utili converse. È questa cosa qui. Ok, l'ho sbagliata. Lasciamo questo qui in viaggio il sito poi è questo, praticamente io l'avevo aperto in live. Ovviamente mi scuso per il video troppo lungo, però. Anzi, per parlare di questo ci sarebbe voluto anche molto di più. Andiamo qui. Allora. Facciamo caricare. Sì, a posto. E niente, ragazzi. Grazie per chi ha partecipato a questo video. L'ha visto fino alla fine. Se vi è piaciuto e vi interessano altri video del genere, lasciate un bel like, un commento e un iscrivetevi al canale. Il nostro obiettivo sta per essere raggiunto. Questo che vedete qui ovviamente non è YouTube, ma è Twitch, perché la sezione video non mi va. Sperando che questa non si bugherà quando la farò. Già si bugherà ora, quindi forse. Allora, ecco, a posto. Non lo so. Ma non so neanche se mi sentite là. Oh, sì, sentite. Che vi devo dire? Che su YouTube, scusate, io ho solamente 14 iscritti su 59 video. Quindi mi servono iscritti. Perché voglio ricevere l'affiliato. Grazie a tutti per la partecipazione. I video si potevi dare qua e non ho voglia di allungarlo. Legge la descrizione per poter partecipare a giveaway, se vi disponete però nel mezzo 2 canale dove io sono creatore. Trovate il suo sito dove potete vedere parecchie cose come i regali che fa sul canale e così, cioè, e così via. Vi lascio il suo Twitch così potete andare a seguire con i punti canale e vedere le ricompense che dà di card e basta.